Ogni giorno muoiono tre persone sul lavoro. Tre mamme, tre padri che escono di casa al mattino e poi la sera non ci ritornano. Sindacati in piazza ad Alessandria e in varie città italiane per dire basta con le morti sul lavoro. Tutti i giorni i lavoratori sono appesi a un filo e le loro vite sono a rischio. Perché oggi questa manifestazione e che cosa dite alle forze politiche? Perché la situazione che stiamo vivendo è una situazione inaccettabile. Oggi in Italia muoiono tre persone al giorno, c'è un'equazione terrificante, perversa: a mano che aumenta il lavoro aumentano le morti, aumentano gli infortuni, quindi a mano che aumenta il lavoro, adesso grazie al cielo siamo in una fase di ripresa, ci sono dei padri e delle madri che escono per andare a lavorare e poi non tornano a casa. Noi siamo stanchi della finta indignazione di grande parte della politica del giorno dopo, siamo stanchi di quelli che si indignano il giorno dopo che ci scappa il morto, magari non cantiere edile, per poi dimenticarsene due giorni dopo. Per esempio, il governo Draghi sta immaginando nel decreto semplificazioni di liberalizzare al 100% i subappalti e di allargare al massimo il massimo ribasso. Noi fare questo dopo che hanno promesso tante cose in materia di sicurezza sul lavoro significa andare nella direzione opposta. Cancellare il codice appalti come il governo Draghi immagina di fare significa fare un regalo alle mafie, fare un regalo alla criminalità, andare nella direzione opposta alla regolarità, andare nella direzione opposta alla sicurezza. Quindi noi come sindacato siamo pronti a dar battaglia, noi come sindacato unitariamente siamo pronti, se serve, al fianco dei lavoratori a proclamare lo sciopero generale, ma il governo Draghi si fermi. Se lo vediamo qui in Piemonte da inizio anno ci sono stati infortuni mortali, a Torino due in un cantiere a Vinovo e a Carmagnola, qui ad Alessandria nei cantieri del Terzo Valico, quello tragico del polo logistico di Amazon dove è mancato un lavoratore e cinque sono rimasti feriti, a Villa Deati, sempre in provincia di Alessandria, Castagnole, Monferrato, ad Asti, ogni provincia ha lasciato il suo obolo per i lavoratori e ci sono appunto purtroppo lavoratori che sono usciti al mattino per andare al lavoro e non sono tornati a casa la sera. Anche il Covid purtroppo non ha rallentato gli infortuni, solo nell'ultimo mese e mezzo a Torino tre infortuni gravi, di cui uno mortale, che hanno portato Filca, Fille e Fene a dichiarare uno sciopero di 4 ore con presidio sotto la prefettura di Torino, e adesso fortunatamente si sta spingendo per rinnovare il protocollo prefettizio per avere più sicurezza nei cantieri. Delle rose in piazza a simboleggiare che cosa? Simboleggiano evidentemente le vite spezzate, le tante troppe vite spezzate dagli gravi infortuni, dai morti sul lavoro, che sono purtroppo eventi tragici che in questo paese e anche nel nostro territorio si stanno susseguendo in modo impressionante. Questo deve essere interrotto perché i lavoratori devono avere il pieno diritto ad operare nei luoghi di lavoro in ambienti sani e sicuri.